pranzo. Pronto, buongiorno, salve, arrivederci, buonasera. Senta, allora, madonna, che mi emoziono, quando mi risponde mi emoziono. Senta, io sono Gianrico Mancini e conduco una trasmissione televisiva che si chiama Cocorito and Friends. Gentilmente, lei come si chiama? Ha un minuto e mezzo da perdere, scusa se parlo sempre io, ma siamo veloci. Vai. Sì, sì, mi dica tutto. Ma come ti chiami? Loredana. Loredana, madonna, è una signorina. Senti, Loredana, gentilmente, siccome io devo iniziare questa bella trasmissione così leggera, frizzante. Non sento. Non sento, madonna, scusa, sì. Non ti arrabbia. Loredana, giusto. Mi senti? Sì. Cara Loredana, siccome io devo iniziare, dicevo, questa trasmissione così leggera, effervescente, frizzante, carina, molto simpatica, la devo iniziare, non è che mi puoi mandare gentilmente la sigla iniziale? Qual è? E qual è? Lo sappiamo noi qual è. Però lei, ti do del tu. Non lo so. Certo. Dovresti dire, che ne so, tipo alla Pippo Baudo, alla Milli Callucci, dovresti dire: signore e signori, benvenuti a Cocorito and Friends, ecco a voi la sigla. Una cosa del genere. Ok. Vai, allora, aspetta signore che ti do signori, il ciak. Buongiorno. Aspettami, cara, ti do il ciak, capito? 3, 2, 1, vai. Ci siamo. Signore e signori, 3, 2, 1, vai Loredana con la sigla iniziale, vai. Signore e signori, buongiorno. Ecco a voi Cocorito. Aspetta, Loredana, ti prego, che dobbiamo iniziare, che è tardi già. Se ridi, non si capisce niente, non ripetere. Oh, sto male, mi devo sopra il naso. Rifaccio. Ti do un tuzzo dalla telecamera. Non rifaccio, non ridire la stessa cosa mia. Inventa qualche che cosa. Che devo dire, oh? Vabbè, sì. Ok. 3, 2, 1, ciak, motor, si gira. Signore e signori, buongiorno, ecco a voi Cocorito e Friends. Sei grande, ciao Loredana, poi Fabrizio la regia, manda la sigla. Cocorito, Cocorito, è un vecchio pappavalle, è scambata tanta guerra, survai una coppa a spalla. Cocorito, Cocorito, è un vecchio pappavalle, è scambata tanta guerra, survai una coppa a spalla. Cocorito sempre vivo, non mi resta mai più niente. Sono rimasto in diretta dagli studi di 8 Channel, un programma divertente, stravagante, irriverente, niente, presenta Gianrico Mancini, Cocorito e Friends. Buongiorno, benvenuti, buonasera soprattutto, signore e signori, amiche ed amici, siamo qui, guardate un poco, fai vedere che ce l'abbiamo, così ce l'abbiamo a fare se non la facciamo vedere, Cocorito and Friends, questa trasmissione così, non trovo più aggettivi dispregiativi. Basta, non iniziamo per piacere. Caro Fabrizio, la regia, io ti voglio tanto bene. Poi siamo anche coetanei, ci troviamo in sintonia. Però no, mettere sempre allora si scemo. Quando dico qualche cagata, tu allora mi metti la canzone. Allora, signore e signori, ripeto, benvenuti. E andiamo veloci, perché io ho l'ospite già pronto, che freme, non vede l'ora di entrare. Allora io lo vado a presentare, signore e signori, direttamente. Oggi non... siamo internazionali, ma che dico internazionali? Siamo nazionali, ma che dico nazionali? Siamo regionali, ma che dico regionali? Siamo qua, che devo presentare. Senti questa, Vito Antonio Vitucci è sempre con noi, sempre presente, rifallo sentire per piacere. Senti qua. Sentite questa, direttamente da Barletta, provincia di... quale Barletta? Provincia di Bat, BT. Di Barletta. E lui c'ha anche un nome nobile e poi ci racconterà anche la sua storia. Un bravissimo conduttore radiofonico, nonché proprietario o vice proprietario, non lo so, di una grande azienda di moda. E poi spieghiamo anche questo. Il nostro grande Vittorio Emanuele di Savoia, se ti piacere. Vittorio Emanuele Daddato, vai! Stop, vieni, bravo, okay. Vedi, no, è tutto in diretta, qua siamo in diretta, non è registrazione, quindi tu stai andando in diretta, gli amici stanno vedendo tutto quello magari che siamo... Ma non lo dici prima. Come, ma io posso fare una cosa... Allora, caro Vittorio... Ma hai detto, doveva essere una cosa tranquilla. Ma è tranquilla. Ma non mi sembra. Ma tu devi entrare ballando, con questo bel vestitino che ti sei...
Allora, piaccicato. Non cominciamo. No, no, sei bellissimo. Vabbè. Come hai detto prima, degustibus. Quella cosa là. Ecco. Guardate un po' con che stile si è presentato qui in radio. Mi sento un povero morto di fame scappato di casa. Jerry, comincia a chiudere la giacca. Devo? Chiudere la giacca. Vado. È proprio una situazione. Sì. Per forza. Sì. Vabbè, Fabrien, poi magari tagli oppure li mandi. No, che scema, che va bene. Che tagli, che devi tagliare, che qua, Madonna, però hai ragione. Già è tutta una dragus con la giacca attillata. Assorda. Allora, sempre per il Fabrizio, io rifaccio tutto. Va. Faccio la ripresentazione. Tu entri ballando un pochettino. Non è che devi fare tutto a magari. No, quello no. E poi vedete. Signori e signori, ripeto, è il grande, unico, immenso conduttore televisivo, nonché proprietario di una grande azienda di moda, il nostro Vittorio Emanuele Daddato. Vai con la musica. Cocorito, cocorito, di più scadenti, devi scatenare, così devi fare, capito? Stop, signori, lo avete già conosciuto, è simpatico, è bravo e io gli voglio bene, dammi un bacio, ci dobbiamo baciare. Proprio bacio? Bacio. Vabbè. Dobbiamo far vedere. Siamo in tempi di Family Day, quindi va bene. Bravissimo, io ve l'ho detto che questo è forte come conduttore radio. Parliamo del Family Day. No. Basta, se no poi là ci licenzia. Allora, vai. Iniziamo subito, dobbiamo dare subito, caro Vittorio Emanuele Daddato, direttamente da Barletta, ricordo. Se mi chiami sempre così durante il programma durerà 2 ore tipo. Però... Vittorio, perché già solo per dire il passo di mezzo. Vittorio, mi piace, Vittorio Emanuele Daddato. Vabbè. Innanzitutto diamo subito i contatti. Diamo i contatti. Bravi. I contatti di oggi, quelli per interagire con noi in diretta. WhatsApp e poi la pagina Facebook, ma questo lo devi fare tu. La pagina Facebook. Perché siccome anche la pagina, noi ci abbiamo la pagina Facebook, ce la fanno. No, proprio in tempi tecnologici. Madonna, non ce la faccio più. Secondo me la giacchetta che mi ha fatto. No, chiudi la giacca. Allora, Fabrizio, lo so che tu sei birichino e se io faccio così non mi mandi. Ecco. Ma come ti diverti? Ma tanto lo sai, come le altre puntate, poi deve finire la puntata. Allora, se faccio così non mi manda il numero WhatsApp. Lo mando io? Piace mandarlo tu. Io non posso, siamo in fascia protetta, non posso dire niente. Vai Vittorio, 3, 2, fai quel gesto. Allora, 3, 2, 1, vai. Ah, ti abbiamo fregato. Se... Allora si scema, l'ha mandato prima che tu facessi così. Allora, ritira indietro, cancella, fai così. Cancella, no, risucchia, cancella. Risucchia, fai il risucchio. Bellissimo. Adesso ributtalo. 1, 2, 3, vai. E vabbè, l'ha fatto in ritardo. Sei un briaca da ciucci ieri sera il nostro regista. Allora, vai con il numero WhatsApp per interagire in diretta. Naturalmente potete farci complimenti, ma potete anche insultarci sul modo che abbiamo oggi di del vestito, la situazione. Potete insultare Gianrico tranquillamente. Ma loro già mi conoscono che sono scappato di casa. Però sai, su questa coscia un poco quadrettata, se volete dire la vostra potete. Io non ho parole veramente. Vai col numero WhatsApp, grazie. 342 87 25 223. E sotto c'è la pagina Facebook. E sotto è troppo piccolo, non vedo. Vabbè, come si potrà chiamare la pagina di Cocorito and Friends? Mi lancio. Forse si chiamerà Forza. Il pappagallo verde. Pensi che si chiamerà Cocorito and Friends? Allora Cocorito and Friends. Bene, benissimo. Mettete mi piace, signori, lasciate commenti, foto, video, fate ciò che vi pare. Non di nudo, per favore, le foto, perché veramente No. Non sarebbe. Fatti tuoi. Ma perché da Barletti vieni qua a rompere le scatole? Lascia fare. Qualche signorina. Lascia fare. Com'è lascia quella situazione della Bocconi, delle ragazze della Bocconi che hanno fatto i selfie, quelli un po' più ricchini. Io infatti ho subito pensato di aver sbagliato università. È vero, dove vai all'università? A Trani all'UM. A Trani all'UM. E là non se ne fanno le fotografie con quelle un po' no, al massimo fotosegnaletiche. Brava, quella, ti ci vedo bene con sta cravatta poi come fotosegnale. Fai un primo piano, profilo destro. Perché ho fatto il profilo adesso? Perché stamattina si è aggiustato i capelli e non erano tanto. Certo. E abbiamo mostrato la sua parte migliore. Allora, caro Vittorio Emanuele, vai. Fammi vedere la Vittorio Emanuele Daddato. Sì. Beh, ci spieghi la storia di questo nome? Perché è molto simpatica. Me l'ha raccontata prima. È un nome che il nonno scelse. No, cioè che i genitori di mio nonno scelsero per ottenere qualche quattrino. Una specie di titolo nobiliare all'epoca. Come sai, all'epoca c'era il re. Il re Vittorio Emanuele Daddato incentivava il popolo a dare nomi.
Tant'è che, per esempio, la sorella di mio nonno, che si chiama Vittorio Emanuele, si chiama Italia. Vittorio Emanuele, Italia, Vittorio Emanuele, Italia. E poi c'è l'altro che si chiama Ginevra. Purcina, ma tutto sto casino, no? Ma almeno una cosa di soldo l'hanno presa? Fabrizio, taglia. Qua ci vuole il bippo, perché poi se non lo vuoi mettere il bippo non fa niente. Signori, perché ha avuto questa esclamazione? Perché il signorino, se oggi nel 2016 si veste in questo modo, lo deve ai soldi che ha fregato il nonno grazie al titolo. Bravo. Bene, quindi ringraziamo il nonno. Il ciao nonno, nonno. I bisnonni. Allora, adesso è arrivato il momento, caro Vittorio, di lanciare l'argomento di oggi. Perché fino a mo' abbiamo detto solo chiacchiere. Non abbiamo parlato, non è né Family Day, né tuo nonno è Vittorio Emanuele IV di Palagianello. Parliamo di Mancini e Sarri. Ma Mancini e Sarri già ne abbiamo parlato la settimana scorsa. No, allora no. E io poi di cognome faccio Mancini, quindi se ma mi volete, guarda, è un caso. Se mi volete chiamare Sedano, se mi volete chiamare Carota, per Coca, chiamatemi, non ci sono problemi. Carota. Tá belíssimo. Vabbè, diverso. C'ho le corna. Qual è la settimana scorsa abbiamo parlato di corna. Sì. Tu come stai, Mesh? Io sto benissimo. Stai bene? Vedi il capello. Mi senti male? Ma c'hai i capelli lunghi, soprattutto dalla parte superiore. E secondo te non è forse mica un caso. Poi, sai, io so di una storia molto importante. Correggimi se sbaglio. Vai. Si dice che i nobili, sì, e tu mi puoi insegnare. No. I nobili, cioè i tuoi nonni, le cose, avevano le case con, sai, quelle case imperiali, quelle case, sai, da nobili, con i soffitti abbastanza alti. E penso che un motivo ci sarà. Per se non sbattere le corde. Bravo, allora, se tu c'hai la casa, quella con i soffitti alti, un motivo ci sarà. Io ma c'ho 3 metri di soffitto a casa. E cioè, tu sei 1,80 m, e 1,5 m di corna, arrivi giusto giusto. Signore e signori, guardate, mo mi copro io però, questa è la scaletta. Che no, continua a coprirti con la scaletta. Perché? Che... faccio così schifo. Piacere. Mannaggia la miseria, gli amici. Allora, lanciamo l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è, io dico un pezzo e tu ne dici un altro. Sì. Depilazione. Non è... Maschile. Bravo. Depilazione. Allora, te la sei spiegata bene la scala. Depilazione maschile. Sappiamo tutti che ormai i tempi sono cambiati, no? Sì. Prima purtroppo, i tuoi nobili nonni, sì, facevano la celletta ogni 3x2. C'avevano le trecce sotto l'ascella, dappertutto. Quindi cosa significa? Che adesso ormai gli uomini si sono un po' rigretiniti. Cioè, la depilazione, la ceretta, il rasoio, quelle cremine. Le sopracciglia, le sopracciglia a Dalle di Gabbiano. Tatuate le sopracciglia, o le barbe quelle lunghe. Parleremo anche di quelle. Però, prima di parlare di questa situazione, io chiederei al gentil Fabrizio dalla regia di mandare un video. Naturalmente, sempre con le pagine Facebook e WhatsApp, ci potete anche chiamare in diretta, interagite con noi. Parliamo di questo argomento. Signori, io non mi prendo nessuna responsabilità sui video, perché veramente... Tanto, se ti licenzi a me, mica a te. Allora, potete chiamarci anche in diretta, quindi aspettiamo le vostre chiamate. Ma nel frattempo, naturalmente, c'è questa rubrica così carina che devi annunciare tu. Se ti sei studiato la scaletta, spero che arriva adesso. Qual era la scaletta? Campagna on the road. Bravo, Campagna on the road. Questa è l'ottava puntata di Cocorito and Friends. Vedi, 8 channel. 8 puntata. E infatti non possiamo... 8. 8 channel. Ottava puntata. E la nonna penso che non la farò, perché se no... Non arrivi, secondo me. E non arrivi neanche alla fine di questa puntata. Bravissimo. Allora, dopo vi saluto tutti. Ciao. Nel frattempo ci gustiamo questo video di Campania on the road. E abbiamo deciso, proprio perché 8 channel, 8, io sono nato l'8 ottobre, sai, che mi piaceva, è un numero che mi proprio mi perseguita. Fantasia. Ho deciso di mandare il meglio di Campania on the road. Okay. Quindi i nostri gentili ragazzi alla regia hanno fatto questo montaggio di tutte le cose più carine di Campania on the road, dei servizi che ho fatto un po' in giro, mio cugino anche pugliese. Quindi fammi un bel lancio, dai. Ciao. Proprio io devo fare il lancio. Tu non ti devi lanciare. Devi fare il lancio da conduttore radiofonico bravissimo che tu Ma non da mio programma, perché sai che il mio programma no, non è là proprio... i tuoi programmi è meglio che se no già ne lasciamo stare. Non vorrei. Dici. Signore e signori, ecco a voi il lancio fasullo della, meglio di... della rubrica Campania on the road, però questa volta solo per voi il meglio di Campania on the road. Madonna, si sono arrizzicate tutte le carni. Vai, butto, fai vedere.
faccetto. Lo sapevo un malfacetto. Buongiorno, oggi ci troviamo a Napoli, precisamente, aspetta, chiedo informazione ai suggeritori, dove? A Mergellina, giusto? Ci troviamo a Mergellina e ci dobbiamo andare a fare un giro, dobbiamo chiedere un po' di cose alle persone, ci dobbiamo far raccontare qualche barzelletta, ci dobbiamo fare due risate. Napoli, la parte della cultura internazionale, delle cose, del divertimento, vabbè, mi hai capito, andiamoci a fare un giro, va bene? Seguimi, seguimi. È strano vedere a novembre ancora la gente che si... A gennaio, a febbraio, dicembre. Vi fate il bagno pure a dicembre? No, come no, sempre fanno nuoto. E che se ne fregano questi, giustamente? Di dove siete? Di Russia, di San Pietroburgo. Quella è la telecamera, quando vuoi dici qualche cosa, vai. Con la vigna, la sala vigna. La vigna, chino grapple, chino vigna. Povera pigna migli, coglie e magna. Signor, lei è versione Sandokan stamattina. Mamma mia, come si chiama, signor? Io Francesca. Francesca è di Napoli, giusto? Sicuramente. Lei abita insieme a Giovanni qua di fronte. Di dove? Di quale zona è di Napoli? Io abito in via Roma. Signor, le posso chiedere un bacetto? Tanto posso... Dammi un bacio. Madonna, dammi un bacio, dammi un... Hai capito la signora? Sta messa bene la signora? Brava, brava, brava. Signor, faccia una piccola pubblicità alla trasmissione, al presentatore. Otto Chanel. Non Chanel, è quello con un profumo. Channel, canale, Channel. Canale Chanel. Al Channel, Otto Chanel. Signoraccia, è come tipo quando fa lo starnuto, dici Channel. Channel. Brava la signora. Bene, signor, saluti, saluti la trasmissione e mio cugino Gianrico che è il presentatore. Ciao Gianrico presentatore. Ciao Gianrico presentatore. Bongo la sude e dalla tuffe dalla bongo la sude e dalla tuffe dalla bongo la sude e dalla tuffe dalla bongo la sude e dalla tuffe dalla. Mio cugino carissimo, siamo di nuovo a Napoli, oggi un'altra bellissima giornata, voi non avete idea di come si sta, di quanta gente c'è, quindi noi ci andiamo a fare un altro giretto, ci andiamo a fare due risate, buongiorno pure a lei, ci andiamo a fare due risate qui a Napoli, sempre Mergellina e poi ci andiamo a fare qualche altro cinequartiere. Salve, saluto a tutti quanti, Per fare una cosa, sai, dai, vieni a mangiare, vieni a mangiare pure, tu sali. Devo salire sopra a mangiare? Ci mangi, mangi. Veramente? Sali, sali. E se non apri il portone non posso venire? A posto, andiamo. Va bene, ma vieni a mangiare, vieni, sì. Ma dormi, non sto capendo niente. Ehi, mi accomodo. Vai, ah, si scende. Ma no, che cosa? E devo mangiare, veramente? Aspetta che senza microfono nessuno ti sente. La barzelletta alle 3 di pomeriggio, volì. C'è ragione, la barzelletta niente, ma la mozzarella. Qui il pezzo forte, signore e signori, la salsiccia con i Friarielli. I Friarielli, il cuoco, il nostro Claudio. E poi la signora che è appena uscita dal bagno, cioè io ormai qua mi sono intrufolato la bambina, la signora che fa capolino dal bagno, che si chiama da dentro il bagno, non vuole essere ripresa. Come si chiama la signora? Rosa. Rosa che giustamente sta facendo i fatti suoi. Cari amici telespettatori di Cocorito and Friends, oggi siamo qui a Salerno, all'Hotel Mediterranea, dove si terrà questo casting, dove sceglieranno le finaliste di questo evento, sposi, ma non solo, tante ragazze, ci saranno i giudici che sceglieranno le varie finaliste e poi ci sarò pure io a farmi un po' i fatti loro. Io ci davo 5 a questo, non lo so. Cinque pure qua, però non lo dice il voto, niente.
5? Eh? 5, 5, io 5, loro non lo so, io 5. Questa è cintura nera di portamento, questa è forte, eh? Ma sono tutte brave. Loro hanno votato, sì, hanno votato. Io influisco nella situazione. 5. Tu che sei, diciamo, la maestra qua, la top model, ma una domanda, però devi essere sincero, ma non ti dà un po' fastidio il pensiero che da qui potrebbe uscire qualcuno un po' più bravo di te? Ma voglio vedere che devi rispondere. Fammi sentire. Più brava è impossibile. Beh, stavolta 5. Ragazze che erano bellissime, veramente. È vero? Un fisico bestiale proprio. Ci vuole un fisico bestiale. E io? Grazie signori. Sono? C'è bello. Un bacio signor. Wait, my cuji, I the Aveline, I go to Aveline for the Barzalet. Tranquil, mobegi, in English, mobegai, me la vedo io. Tu, cuji, stai tranquil. You, what's your name? Tu sei tedesco. Eh? Sei tedesco tu. English, hi English. English. What's your name? Come ti chiami? Io, Francesco. Francesco, you racconta una barzelletta for the television, Italian television. La barzelletta, che ci morì mia fame qui. Vuoi television Italian campagna, television campagna? Campagna, niente campagna. One moment, please. Salute television. Ciao, salute televisione. Salve bene. Cari friends di Cocorito and Friends, oggi siamo a Salerno, famosissima per le luci d'artista in questo periodo, tante cose belle, tante luci, l'albero di Natale, quello l'avete visto, una cosa meravigliosa, e siamo qui per farci raccontare un po' di fatti simpatici, un po' di barzellette. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell chime in, jingle bell time, snowing and blowing, a bushels of fire. Tieni il microfono, mandi. Racconta una barzelletta, una cosa simpatica, quello che vuoi, quella telecamera, fai quello che vuoi, vai, mandi un microfono, vai. Cristo è fatto di assai ciò che non si mangia, se mangi crai. E niente si piglia a vesca, con il sol che lei è. Di dove sei? Di Barletta. Oh, tutti pugliesi, non ci credi, tutti pugliesi siamo, vieni qua, vieni, la riunione pugliese è una cosa incredibile. Questo hai preso il microfono, vai. Senti qua. Mia moglie mi diceva che ti amo con affetto, ma per la prima notte c'era il combaro sotto il letto. Può fare un sto scherzando, facciamo i selfie, almeno i selfie, dai. Oh, faccio il selfie. Allora faccio il selfie con i signori. Ma basket schiaccio, giusto? Sì. Come ti chiami? Diciamo come ti chiami. Dai. Non anche come ti chiami? Nicola. Ah, pugliese pure tu. È da Bari. Di Bari? Io sono tipo. Hai preso pugliese? Si sente la voce. Grazie, sei stato un piacere. No, io stavo per dire, ho visto di nuovo, ma gli vado a dare di nuovo fastidio. Salve, ci vediamo, grazie. Ciao, ciao. Fatti il selfie. Buonasera cari amici di Cocorito and Friends, oggi siamo qui nella grande e bellissima Salerno per chiedere un po' alla gente che passeggia e che fa i fatti suoi cosa ne pensa per quanto riguarda le corna. Oggi parliamo delle corna. Corna, non sai che corna? Vabbè, sono fatti i suoi, sono contento. Non è proprio che parlando di corna, Marie. Sì, perché vogliamo capire cosa ne pensa la gente delle corna. Secondo lei, le corna, dica qualcosa su questo argomento. Le corna, i tradimenti. E beh, che fa? No, che fa? E lei cosa ne pensa? Ma io che ne penso? Che se mi piace una femmina, me la faccio.
o no? No, assolutamente è una cosa chiara, bravo il signore. Cosa ne pensa delle corna? Tradimenti, corna e cose va. Tu cosa ne pensi? Vai. Non si fanno. Non si fanno le corna. Non si fanno. Lei ha detto che non si fanno. Cosa gli dici? Tu dici, adesso sono un amico tuo e ho fatto con la mia fidanzata. Tu cosa gli dici? Cosa mi dici? Sei stronzo. Giusto. È bruttissimo, è brutto. Dici la stessa cosa sull'amico tu, però. È normale, perché quello è brutto, no? E tu le hai fatte? Io no, no. Le hai avute fatte? Sicuramente, quelle sono come il morbillo. Come il morbillo, sono come il morbillo, perfetto. No, abbiamo già dato, grazie. Mannaggia, ma sono insistenti questi, ma non è possibile. Ah, buonasera, salve. E da qui, dagli studi di 8 pagine, allontanati che ti faccio vedere meglio. E da questi studi di 8 pagine qui a Salerno vi diamo il saluto, un bacione a tutti gli amici di Cocorito and Friends. Vi vogliamo bene e viva le corna, diciamo, poi dipende dai punti di vista. Ciao, saluta Gianrico lì in diretta a Cocorito e un bacione. Alla prossima, ciao. Ciao, 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 e non te ne vai, ciao. Mia moglie mi diceva che ti amo con affetto, ma per la prima notte c'era il combaro sotto il letto. Questo non lo conoscevi? No. Questo è Vito Antonio Vitucci, che abbiamo incontrato, è di Bitonto, è vicino a casa tua. È di Bitonto e l'abbiamo incontrato alle luci d'artista a Salerno. Allora lo invitiamo per forza in radio. Io lo sai che tra un mesotto io lo lancerò in onda per forse un altro migliaio di volte e poi andrò alla ricerca di Vito Antonio Vitucci, perché lui inconsapevolmente lui sta bella a Bitonto a mangiare la pascola e cozze. Ed è un VIP adesso. Ma lui non sa di essere diventato l'idolo indiscusso di 8chan. Io lo ando a pizzicare a casa sua, però gentilmente, caro Fabrizio, me la rimandi intera la canzone che fa? Mia moglie mi diceva che ti amo con affetto, ma per la prima notte c'era il combaro sotto il letto. Ma capì, le vocali aperte di Bitonto. Ma per la prima c'era il comparo sotto il letto. Allora, Vito Antonio Vitucci, ma mi stanno, caro Vittorio Emanuele Daddato. Vito Antonio Vitucci, Vittorio Emanuele Daddato. Vedi, c'è sempre una sequela. Una sequela. Madonna, mi sono spaventato. Prendi, allora, ti regalerò un dizionario per quello sicuro. No, grazie del regalo, mi farebbe molto piacere. Avevo capito eseguia e là mi sono Madonna, mi sono spaventato. Allora, il regista, vedi, da quella parte mi sta dicendo che abbiamo una telefonata e qualcuno che ci vuole che vuole interagire con noi su questo argomento, la per depilazione. Dirti che devi chiudere la giacca. Per dirmi che devo chiudere la giacca. La depilazione maschile. Io non capisco. Poi ti faccio vedere anche no, ti ringrazio. La mia... tu sei scema! Tu sei scema! Allora, vediamo chi è in linea. Pronto! Pronto, buongiorno a tutti, popolo di Cocorito and Friend. La miseria! Memoria! Ma non è che tu non è che ci stai guardando in diretta, tu sei proprio qui in studio, veramente. Chi sei? Come ti chiami? Da dove ci chiami? Dal manicomio. Allora, io sono... Sì, dal manicomio, esatto. Io sono Cesarone e chiamo... anche se non si capisce tanto dal mio accento. Sì, sembri più siciliano. Vero? Sì, dalla parte del Bergamo Alta. Più o meno Bergamo Alta. Dai, diciamo che io sono del nord, perché sono provincia di Torino. E... Scusi, ma aspetta, provincia di Torino, come ci stai seguendo? Sono a Baronissi dai Parenti, sono sceso giù a trovare... A Baronissi, provincia di Salerno! Sì, proprio lì. Ma non ci... Ma... No, non... Vabbè, sono contento. Come mai sei a Salerno? Eh
sono sceso a trovarli, poi sai, un giro ci sta ogni tanto, anche se al nord in questo momento abbiamo 20 gradi e al sud nevica, però... Ah, fa caldo a Torino. Allora è vero che ci chiamano dal manicomio, perché io mi ricordavo che era il contrario. Scusami, voglio trovare il nesso, no? Perché secondo me c'è un nesso. Perché se ho capito bene chi è questa persona qua, questo è Cesare, Cesaron da Torino, ed è un mio amico. Già. È vero? È vero? Vedi che l'ho mai riconosciuto. Vabbè, la voce è in... Poi c'ho soltanto un'amica a Torino. Avevo immaginato fossero amici, però ho lasciato fare. Sai, con quelli del nord, capisco proprio del profondo sud, allora se non va tanto d'accordo. Però tu sei una brava persona, caro Cesarone, voglio trovare il nesso, capito, al fatto che ci sono 20 gradi e tu ci stai chiamando per quanto riguarda la depilazione maschile. Perché? Secondo me c'è, perché io lo conosco, c'è il nesso. Ma sì, perché io d'estate, no, mi depilo il petto. Ti depili il petto, l'inverno non ti depili il petto, vero? No, perché cresce la pelliccia. La pelliccia, se no, ecco il nesso qual è. Allora, caro Cesarone, ci sei? Dimmi. Sì, allora, sì, cosa ci vuoi raccontare? Allora, io ti ho anche inviato una foto, non so se riesci a farla vedere. Una foto? Aspetta, chiedo in regia, ci ha mandato una foto? Vai, sì, mi hanno detto di sì, facciamola vedere. È libera da censura. Ecco, allora. Ce la devi spiegare. No, sembra il costume del Palio di Siena. Aspetta, Cesare, questa, a parte che ce la devi spiegare, sembra il pinguino di Batman, capito? Metà e metà. Ce la devi spiegare, per piacere. Vai. Allora, praticamente, cosa è successo? Io sono entrato in questo centro estetico, attratto forse più che altro dalla... La puoi anche togliere, scusami Cesare, la puoi anche togliere, Fabrizio, perché... Abbiamo vomitato abbastanza. È una bella immagine fino a un certo punto, cioè la parte sinistra è una bella immagine, la parte destra non dà. Quindi spiega, scusaci Cesare. Continuo, non seguire. No, dicevo, sono entrato in questo centro estetico forse attratto più dalla commessa, comunque dalla ragazza, più che da quello che volevo fare... E ho detto, adesso mi depilo, perché comunque mi avevano detto, vabbè, ma d'estate conviene, perché ti approfitti meglio. E ho detto, ma sì, proviamo. Ha iniziato a farmi metà, al primo strappo ho iniziato a dire i primi 10 santi del calendario. Madonna. E che è successo? E sono arrivato a metà che non ce l'ho più fatta. Cioè hai sofferto come non lo so, cioè ti sei lasciato a metà. Sì, io sono me lo devi giurare. Giuro, sono arrivato a casa così, mia moglie mi guarda e mi fa, adesso o vai a farti la seconda metà o altrimenti io non ti porto con me in vacanza. E come l'hai fatto poi l'altra metà? L'altra metà l'ho fatta piangendo, però l'ho dovuta fare per forza. Quindi questa è la fotografia quando... Bravissimo! Stop, questa è azzeccata. Scusami Cesare, con tutto il bene che noi ti vogliamo, un poco scemo sei, ma... Però ci stava al calendario camionisti 2017, la proporrei. Forse sarebbe molto piaciuta a Mancini, sto scherzando naturalmente. Gianrico Mancini. No, a me, Gianrico Mancini, non all'allenatore, non sia mai. Caro Cesarone, quindi questa è la foto che tu hai fatto quando sei tornato a casa e ti sei fatta la foto. Mia moglie mi ha obbligato a fare questa foto. E tua moglie ti ha obbligato, ma meno male, voglio dire, meno male. Voleva addirittura, voleva pubblicarla addirittura su Facebook scrivendo quello scemo di mio marito, guardate cosa ha fatto. Beh, come? Diciamo, far capire al mondo di internet e del web che marito scemo che hai. Ce l'hai di nuovo la canzoncina per il nostro Cesare? Allora si scemo. Cesaro, però posso dirti una cosa, non ti preoccupare perché le grandi mode nascono sempre così. Assolutamente, hai anticipato. Ricordo che negli anni, metà degli anni 90 c'era la moda di rasarti mezzi capelli e mezzi no. Perfetto, ma anche adesso, cioè adesso se vai in Turchia ti fanno i buchini e te li imbiandano. Il problema è che negli anni 60 invece c'era la moda hippie e le donne non si depilavano, quindi immagina. Madonna, vai, evviva! Potevi accendere i fiammiferi sulle stinchi.
Allora, che si faceva l'amore sul morbido. Allora, caro Cesare, Madonna, caro Cesare, caro Cesare, hai anticipato una rubrica Facebook Cost to Cost che manderemo dopo, perché faremo capire alla gente che c'è modo e modo di depilarsi. Agli uomini c'è modo e modo, cioè bisogna anche avere quel lato artistico pur durante la depilazione, e dopo ve lo mostreremo. Quindi, caro Cesare, noi ti ringraziamo per la telefonata, sei stato simpaticissimo e non mi aspettavo che ci avessi mostrato una cosa del genere. Però noi ti vogliamo bene e ti salutiamo con tutto il nostro affetto. Lo fa anche lui con questa bella cravatta e questo bel gilet. Ciao Cesaro. Ciao carissimo, posso solo un saluto, perché qui vicino a me non posso non farlo, perché oggi mia moglie compie gli anni. Auguri! Tanti auguri! Adesso come si chiama tua moglie? Paola. Sei bellissima, la dedichiamo a tua moglie. E come si chiama? Flavia? Paola. Cara Paola, il tuo Cesarone ha deciso di farti un regalo. Ha detto che adesso si farà ricrescere tutti i peli del petto e rifà la stessa cosa. Però rifà l'altra metà. Invece di orizzontale, esatto, stavolta fa così. Proprio no, invece di verticale te la fa in orizzontale. Lascia la parte sopra con i peli e sotto. No, secondo me sarebbe il caso di farla a scacchi allora. Come il gilet. Esatto. Vabbè, sì, fai gli scacchi. Come la borgata dell'Oca di Siena, ecco. Bravissimo. Cesaro, un bacio e un abbraccio. Ti vogliamo bene, ciao! Ciao, grazie a voi, ciao! Ciao, allora, cari amici, è arrivato il momento di lanciare un pizzico di pubblicità. Ritorniamo subito dopo perché abbiamo da mostrarvi. Ritorniamo, e tu, ma lancia la pubblicità. Poi, se non sbagli, finisce la pubblicità e noi siamo sempre qua, capito? Perché è in diretta, quindi se non ci siamo fatti la depilazione... No! È una sorpresa! Allora, cari amici, mi raccomando, ci vediamo dopo la pubblicità, vi dobbiamo far vedere un po' di cose carine, va bene? Non cambiate canale, ok? Un bacio, ciao! Ciao! Cocorito, cocorito! Casa di cura Montevergine. Vi presentiamo la nostra nuova TAC Multislice, cardiosincronizzata, che permette di eseguire tutti i tipi di esame, compresa l'angio-TAC, in tempi brevi e con meno disagi per il paziente. Casa di cura Montevergine, un'avanzata struttura ospedaliera con un'alta specializzazione per il cuore, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Uno staff medico di eccellenza, esperto e disponibile ad offrirti un'attenzione adeguata e professionale. Casa di cura Montevergine. Professionalità, dedizione e ricerca. In un mondo in cui tutti celebrano la grandezza, noi valorizziamo una cosa molto piccola. È arrivata la rata Minimino. La rata Minimino è Prestitalia. Scopri come ottenerla. www.prestitalia.it. Prestitalia è a Salerno, Teggiano, Avellino e Benevento. O su appuntamento direttamente a casa tua. Masseria Olivola, situata a soli 4 km da Benevento, è il luogo ideale per chi voglia individuare una villa per matrimoni, una sala per convegni, meeting di ogni tipo, per l'organizzazione dei banchetti per cerimonie, una location per eventi come compleanni e comunioni.
Immersa tra olivi secolari, la Masseria Olivola si presta a eventi e serate che necessitano dei suoi ampi spazi e dell'incantevole vista sulla bella dormiente del Sannio. I giardini, curati ed accoglienti, si offrono per l'organizzazione di eventi che necessitano di armonia e natura. Un'immagine curata trasmette emozioni. Emozioni abbigliamento trasmette quella emozione. Carlo Pignatelli, Armani, Brioni, Ermenegildo Zegna e Duca Visconti firmano il look dei tuoi desideri e lo rendono esclusivo. Unico, infatti, sarà lo sposo. Emozioni abbigliamento veste lui anche su misura, con tutti gli accessori, e offre alla sua famiglia una vastissima scelta di abiti da cerimonia a prezzi imbattibili per un giorno davvero indimenticabile. Se vuoi curare la tua immagine, c'è una sola scelta. Emozioni abbigliamento a Grotta Minarda. Un amore così grande. Un amore così. Nuova collezione 2016 di Carlo Pignatelli. Il Medical Center è uno dei centri d'eccellenza per la riabilitazione, accreditato per prestazioni in regime ambulatoriale, domiciliare, residenziale e centro diurno integrato. Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, è dotato di ampi ambulatori, palestre e piscine per l'idrochinesiterapia e si avvale delle strumentazioni più innovative e di provata efficacia come tecarterapia, laserterapia, onde d'urto, diamagnetoterapia, isocinetica. Uno staff di elevato profilo con un'esperta equipe di medici specialisti e terapisti della riabilitazione offre al paziente un trattamento personalizzato. Il Medical Center è inoltre un centro specializzato nella riabilitazione ortopedica sportiva, sia nella fase acuta e post-chirurgica, sia in quella cronica. Anni di esperienza nella cura di pazienti e di atleti professionisti consentono oggi di mettere a disposizione degli utenti un know-how d'eccellenza e consolidate competenze specialistiche. Medical Center è in contrada Piano Cappelle 8200 Benevento, telefono 0824 51 480. Vuoi un nuovo look? Moderno e di tendenza? Per te da oggi Joe Man Hair Stylist, un nuovo locale elegante e confortevole per soddisfare ogni tua esigenza. Joe Man di Giovanni Basile in via dei Liguri Bebiani numero 7. Joe Man, dai un taglio al tuo nuovo look. Cocorito, cocorito! E ben trovati cari amici, cari amiche, telespettatori, oggi stiamo parlando di qua. Allora, siamo tornati qui a Cocorito & Friends in diretta, argomento depilazione maschile, ma prima di continuare, il nostro Vittorio Emanuele Daddato, dobbiamo spiegare cosa fa. Lui è un grande conduttore. Perché sei qui? Perché tu sei un grande conduttore radio. La radio, diciamo, come si chiama? Si chiama Ultra... Ultra Radio, ah. Diamo voce alla musica, va in onda 24 ore su 24. È su, web, è una radio, è una web, radio, ma che tra pochissimo diventerà FM. Sì, andiamo a giocare finalmente in Serie A. Il sito internet è www.bskip.it, yes. Nella sezione radio trovate noi. E loro hanno un bel po' di programmi giornalieri. Sì, vari programmi, sì, sì. Tranne il mio. Cioè. Tranne il suo, perché c'è lui e un altro presentatore che mi hanno invitato domani in trasmissione da loro. Ci divertiremo tantissimo. Quindi seguiteci anche nella loro trasmissione. Sotto tortura. Sotto tortura, però ci divertiremo tantissimo. Sempre a tutta, diciamo, i parenti che c'ha. Noi ci divertiamo anche come ci stiamo divertendo qui, ci divertiremo anche lì in radio domani. Quindi seguiteci sia qua con Cocorito & Friends che e poi ad direttamente tutti quanti a www.bischi.it. Un argomento che stiamo trattando oggi, sì, e che forse tratterete voi o avete già trattato in radio. Abbiamo già trattato, per questo io poi sono venuto sbarbato. Perché so, e io invece no, un buco. Io di solito porto una barba molto lunga.
È una barba lunga, la mostreremo dopo. Ma adesso vi facciamo capire, vi mostriamo i vari modi, perché ci sono vari modi per tagliare barba oppure per depilarsi, no? Allora, ci sono questi uomini che hanno deciso, hanno preferito l'arte invece di una depilazione così, basta, prendi e togli. No, guardate un po' queste fotografie, noi le commenteremo brevemente, e io vi do un consiglio: depilatevi artisticamente. Bene, partiamo con lo sacchetto però, perché adesso è arrivato il momento della rubrica. Quale? Okay. Facebook Cost to Cost. Vai con lo sacchetto e poi iniziamo con le foto, dai. Eccoci qua. Allora, caro Fabrizio, partiamo con le fotografie artistiche che abbiamo trovato sul web. Eccoci qua. Guardate un po', guardate, toglici, non si riesce a capire bene. Ecco, questo qua c'aveva la pelliccia, come si suol dire, e si è creato un buff. Magnum PI con il buff anche sul petto. C'ha due buff, cioè è impressionante, bravo. E poi si è fatti il selfie, diciamo, anche perché fiero, era fiero di quello che aveva fatto. Certo. Ma passiamo alla prossima. Ah, signore e signori, questo mi assomiglia molto, perché io ho una forma simile. Sì, naturale, però. Naturale, lui se l'è fatta, invece a me proprio è così. Ah, lui c'ha proprio il simbolino di Batman per chiamarlo in caso di emergenza. È pure muscoloso, quindi secondo me è un mezzo Batman questo qua. C'ha pure il tatuaggio nascosto. Batman di notte. Batman di notte con le scarpe tutte rotte. Ecco. E c'ha pure il tatuaggio nascosto dal segno. Bravo. Sguardo fiero, anche lui. E poi passiamo all'ultima, forse ne abbiamo un'altra, vediamo. Se ci abbiamo Batman, abbiamo Superman. È chiaro. Ma lui anche, cioè, ci assomiglia pure, sì, perché c'è la classica storia degli occhiali di Superman. Mi tolgo gli occhali, sono Superman. Metto gli occhiali, sono Clark Kent. E non mi riconosce nessuno. E infatti a lui non, cioè, meno male che riconosce manca la madre. Ma meno male, altrimenti lo sputava. È impressionante, è con estrema precisione poi questo segno di Superman. Più che altro devi immaginare l'impegno che ci si mette a fare queste cose. Secondo precisione. Due ore per fare una cosa del genere, però apprezziamo, noi apprezziamo quello che questo ragazzo ha fatto. L'impegno. Ce n'è qualcun altro, no? Ma no, speriamo. Però abbiamo altre foto, è vero? Ci abbiamo un'altra foto. Allora, ritorna su di noi, perché adesso il nostro caro Vittorio Dattato ci parlerà di questo argomento, cioè barbe lunghe. Infatti, la barba lunga contiene più batteri di un WC. Allora, cioè le barbe lunghe, questo è un consiglio che diamo noi a quelli che si fanno le barbe lunghe, tipo questo qua. Allora, facciamo vedere una fotografia, per piacere. Eccola. Allora, avete visto quello? Ormai c'è sta moda ultimamente di tutte queste barbe lunghe, queste cose. Invece degli scienziati, non so di dove, Del New Mexico, hanno detto che le barbe lunghe sono più sporche, hanno più batteri di un WC pubblico. Sì, perché alcuni dicono che contengano e raccolgano tutti i batteri che incontriamo durante la giornata, e quindi non è propriamente igienico. Perfetto. Allora, ci abbiamo qualche altra foto di barbe lunghe? Vediamo, andiamo in sequenza. Vai, questo è bellissimo. Anche lui però si è messo bene con la peluria sul petto. Sì. Poi andiamo avanti, guarda che tipo. Questo già è tutto. Vabbè, ma lui, sai, è sistemato. Io in fiera, no? Quando vado in fiera ce ne sono molti di questi soggetti. E purtroppo però non sono sistemati. No, fanno un servizio utile, perché effettivamente passando sostituiscono i netturbini, quindi raccolgono tutto. Tipo se dietro uno deve raccogliere una cosa da terra, no, ci passano loro tipo Moccioveleda. Ah, ok. E poi ha pulito un poco, mi fa piacere. Allora, adesso siamo addirittura, oggi siamo stati davvero lunghi, ma ci siamo divertiti, quindi belli che ci divertiamo, capito? Divertiamoci. Allora, caro Vittor Dattato, è arrivato il momento di chiudiamo la puntata con il classico, perché è una rubrica, cioè una rubrica. Si chiama rubrica Sir Black. Sir Black. È un ragazzo rapper, okay, che è veramente cintura nera di freestyle, fa paura, credimi, fa paura. Vediamo. E lui ad ogni puntata chiude la puntata con un suo freestyle, facendo il riassunto di tutta la nostra puntata, di tutto quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo mostrato, dell'ospite, di tutto. Quindi, signore e signori, gustiamoci questa bella rubrica, gustiamoci questa bella rappata di Sir Black. Vai!
faccio il video, roba dannata, Sir Black sul check, riassunto della puntata, lo sei con me dentro ste zone, te lo dico anche in freestyle perché faccio un saluto all'organizzazione, ok? Con queste rime posso interloquire, l'argomento di oggi è depilazione maschile. Non c'ho niente da dire, lo sai che porto il flow quando parto, adesso senti il carico di ste rime, roba che ti sfalda, faccio come il tizio della foto, mi depile, esce il pipistrello di Batman, ci credi, ho rime incastrate come il Tetris, oppure come quell'altro tipo, metà uomo, metà peli, yeah, lo sai com'è, ti porto la roba drammatica, sembrate tutti dell'Isis, come me la barba tagliatela, perché sennò dopo ci arrestano, lo sai che ti porto sempre questo flusso chilometrico, sempre più tecnico, yeah, lo sai com'è che porto il rap in intrattenimento, perché con me la giletta è entrata in fallimento. E quando parto adesso te lo faccio dal vivo, un saluto anche a Cesare di Torino, lo sai che porto il flow quando faccio show, perché lo sai che lancio stacchetto Campania on the road, lo sai che ti porto questi versi surreali, perché tocca a me fare questi saluti finali, te lo faccio in mezzo alla strada, perché Sir Black lo sai che mette il punto e ti fa il riassunto della puntata, lo sai che porto il flow quando parto, stili statici, ragazzi, le ragazze vogliono tipi nudi, depilatevi, ciao. Allora, no, si coprivo la bocca. Allora, madonna, sto tutto bianco. Fabrizio, forse Fabrizio, mo scusami, Emanuele da Dato. Forse perché sto già pensando a quello che succederà dopo e che tu non sai. Perché io ti ho preparato una bella sorpresa. Sì. Vedi, ti stai già preoccupando e questo mi fa piacere. Allora, caro Fabrizio, mi hanno mandato un video che vorrei mandare perché questa persona fa davvero paura. Cioè, nel senso, questo grizzly. È un grizzly, bravissimo. Ma questo è, non so quanti anni abbia questa persona qui, forse 23, 24, 25, e lui per 23, 24, 25 anni non ha mai usato né un rasoio, né una cera, niente di tutto neanche questo. Un maglione che tira qualche pelo così, niente. E questi sono i risultati. Madonna. Caro Fabrizio, puoi mandare questo video che ci hanno inviato, grazie. Luca. Ehi, ciao amici di Cocorito & Friends, come va? Tutto bene? Senti, mi sa che qua volevano sentirti parlare dei peli. Dei peli? Sì. Cos'hai Partiamo da direttamente dal farli vedere? Ah, sì, magari. E voilà. Madonna mia. Questa è una schiena dell'uomo villoso. E la pancia dell'uomo villoso? Carica elettrostatica. Bene, allora, c'è gente così al mondo, io non pensavo, perché adesso potrei far vedere, è completamente il contrario. Chiudi tipo, la fotografia chiudi di prima. Chiudi la giacca, ecco, mannaggia sta, no, ma la tocco proprio, come? No. Allora, madonna, ah, no, è così, non mettere più il totale che si vede la pancia, per piacere, non lo mettere, eccolo mi metto là. Dietro, visto allora, perché mi metto dietro il televisore, perfetto, grazie, anche tu. Dopo te ne dico che non posso in diretta. Allora, hai presente la fotografia che ci hanno mandato prima? Sì. Quella metà e metà? Sì. Perfetto, se ci mettiamo a fianco io e quello, io sei e questo ragazzo, è come il petto della telefonata di prima. Okay? È bellissima questa cosa qui, ma tu continui con il totale e sei un Vitantonio Vitucci. No, allora, fai bene. No, così impara. Così impara che cosa? Cristo è fatto, di assai ciò che non si mangia, se mangi crai. E non ti si impegnano verso, col sol cale yes. Stop! Tu sei di Barletta. Di lui Barletta. È di Bitonto. Sì. Mi devi dire, perché io ancora so pugliese, non ho capito cosa ha detto. Glielo fai risentire, per piacere. Vai. Cristo è fatto, di assai ciò che non si mangia, se mangi crai. E non ti si impegnano verso, col sol cale yes. Cosa ha detto? Chiedo l'aiuto da casa. Perfetto, signori, non ci credo. Barletta e Bitonto sono vicinissimi. Il dialetto è quello. Lui non ha capito. Non ci credo. È una cosa meravigliosa. No, non è che il dialetto è quello, però il dialetto, le inflessioni. È francese. Forse è completamente francese. Molto il elegante. Buon Pino come Pino Campagna. Si diverte. Invidia. Il nostro, vabbè, lui è di Benevento, il nostro caro Fabrizio. Allora, caro Fabrizio, adesso dobbiamo chiudere. Dobbiamo veramente chiudere, amici telespettatori. Noi vi dobbiamo salutare, ma vi saluteremo con questa bella sorpresa. Che sorpresa. Cocorito, cocorito, e scampata tanta guerra, solo rubai una coppa spal. Cocorito sempre vivo, non mi resta mai più niente. Senza lui sono finito, oh, ma che sono rimasto sulle penne rosse e gialle, mo è puro balbuziente, e cagaglio pappa valle, cocorito, cocorito, una scella di legname, deperito, deperito.
marito, e non lo c'è già le fama. Cocorito, cocorito, e lo c'è già papà.